città, forse i segni del cambiamento sono più evidenti in quartieri come questo, vicino alla stazione. Qui è cambiato tutto, io mi ricordo, ci passavo a volte tornando da scuola, io abitavo in Piazzale Cella, facevo un giro lungo perché questa era una zona... Scusa se ti interrompo un po', Tony, conosci questa persona? Ho dovuto mandare... Sì, Flavia. Bene. Sì, grazie. Cioè, c'era molte... Qui c'era... Non mi ricordo come si chiamava. Dormiva sempre sulle panchine qua attorno. Un uomo alto, molto silenzioso, che portava sempre uno strano copricapo con una margherita, aveva sempre dei disegni. Questo succede sempre, le zone delle stazioni sono un po' una specie di porto nelle città in cui non c'è il mare, no? Dove c'è chi arriva, c'è chi parte, quelli che hanno un rapporto delle radici più friabili, più... meno profonde stanno nella zona della stazione, quindi è sempre stato un luogo un po' dappertutto, un luogo dove c'è un po' di barboni, dove c'è un po' di prostituzione, dove c'è un po'... questo fa parte del mondo delle stazioni, no? Vale per Roma, vale per Milano, vale per qualunque posto, insomma. Non mi vengono a dire che arriva con l'immigrazione, perché io ricordo retate da questore. Negli anni 80 fece una retata di 150 prostitute e le mise tutte chiuse dentro l'atrio della stazione per fare il riconoscimento. E questo fenomeno non era ancora esploso. E ancora prima, se noi andiamo a guardare le cronache, ecco, proprio del Messaggero Veneto, andiamo a guardare nel tempo, prendiamo le raccolte, 60-70 anni fa, il problema delle prostitute in viale della stazione, in via Teobaldo Cicconi, via Caterina Percotta, via Romeo Battisti, via Roma, via Leopardi, c'è sempre stato. Quindi questo è un antico, è una continuità, non è una discontinuità, esatto. La prostituzione in questo quartiere. E, è cambiata un po' la nazionalità delle ragazze. Vabbè, qui noi abbiamo visto prima in un bar la Flavia, e questa sarebbe un elemento di continuità, ma poveretto, l'elemento di continuità a 80 anni, che non possiamo pretendere, vero? Senti, quindi questo quartiere, sesso, droga, rock and roll, c'è tutto. Ma io direi che in questo quartiere, dove tuttora vivono molti artisti, non dimentichiamo questa cosa, se l'artista sceglie di vivere in questo quartiere ci sarà una ragione, l'artista va, non va a cercare la villetta per metterci il cagnolino e fare la passeggiata la mattina col cagnolino, che va benissimo, per carità, vive i cagnolini, l'artista va a cercare spunti, e gli spunti quali trovi? Spunti di vario tipo. Spunti di vita. Sepe è un ricordo di un'attività fatta a Natale da bambini musulmani e da bambini cristiani che hanno lavorato insieme a questo quadro, e oltre questo fu realizzato anche un presepe in cartapesta, sempre dai bambini musulmani e cristiani, che si concluse alla fine della scuola l'ultimo giorno per i saluti di Natale con i canti tipici nostri, Tu scendi dalle stelle, cantati dai bambini islamici. E fu un momento, devo dire, di forte emozione, di forte commozione.
fare un elenco dei nomi, che, dei nomi di battesimo, diremmo noi in Italia, sì, che si ricordano i suoi nomi. Allora, Mamadou, Amat, Ibrahim, Assin, Amira, Desideria, Mario, Ariele, Arafat, Mohamed, Joele, Juel, Ibrahim, Leon, Lamin, Concetto. Ryan, sì, perché poi i cinesi mettono nomi italiani, no? J.O. diventa Luca, poi abbiamo anche Denise, Claudia, Nicole, Daniel, Ferik, Lazar. C'è un bel parterre di nomi. Le classi sono quattro, ne abbiamo addirittura due in cui gli italiani non sono pervenuti, altre due in cui gli italiani sono rispettivamente due e due nella seconda e nella quarta. Vorrei aggiungere che questa è una caratteristica della scuola Dante, ma non è l'unica scuola che ha questi numeri o queste tendenze. Anche altre scuole, anche del nostro istituto, hanno molti iscritti stranieri, in alcuni casi anche la maggioranza o quasi. Diciamolo candidamente, ci sono dei genitori residenti in questo quartiere che escludono a priori la possibilità di iscrivere l'alunno in questa scuola proprio per la sua composizione, diciamo, complessa da un punto di vista etnico? Sì, ho avuto questa esperienza in questi anni, alcuni genitori me l'hanno... Che si rifiutano di... Sì, però mi sento di dire questo, non è, come dire, un rifiuto in sé del contesto, è un timore che un contesto di questo tipo possa essere di pregiudizio al percorso di apprendimento dei loro figli. La vulgata è che laddove ci sono alunni che non parlano correttamente l'italiano, va da sé che il percorso deve essere rallentato e che quindi i genitori non intendono correre questi rischi per i propri figli. Noi non ci sentiamo detto, né come scuola né come classe. Le permetto che molti di questi bambini sono di etnia, delle etnie che lei ha citato, ma sono nati a Udine. Per cui se anche giuridicamente non sono cittadini italiani, il bambino ti dice: maestra, io sono italiano. E l'italiano sicuramente è il punto fermo della Dante, perché serve ai bambini per avere un esercizio continuo della lingua, che altrimenti sarebbe lasciata alle 16:10 quando vanno a casa. Questo però porta un ponte con le famiglie, perché loro a loro volta insegnano l'italiano ai genitori. Questo rende anche più facile l'alfabetizzazione di queste persone grandi che vengono nel nostro paese, che attraverso i bambini imparano la nostra lingua, le nostre regole. E quindi noi ci sentiamo un piccolo patrimonio per la città. Credo che una delle grosse difficoltà che noi incontriamo è quella di avere dei bambini che a scuola sono pienamente cittadini, ma usciti dalla scuola trovano un contesto nel quale non sono più cittadini pienamente, perché vivono, in questo caso sì, mi sentirei di dire, in alcuni casi in ghetti chiusi.